C'è un'altra notizia, che è l'approvazione della legge di sicurezza nazionale a Hong Kong, una decisione che arriva proprio in queste ore. L'Assemblea nazionale del popolo cinese ha approvato la legge sulla sicurezza nazionale per Hong Kong, respingendo, diciamo, le critiche occidentali secondo cui gli sforzi di Pechino limiteranno le libertà delle persone nella città che è stata lacerata dalle proteste nelle ultime settimane. La legislazione è stata approvata, appunto, la legge dagli atti dal Parlamento cinese, dall'Assemblea Nazionale del Popolo. E questa notizia come potrebbe impattare sui mercati? Beh, abbiamo visto già un rallentamento sulle borse asiatiche questa mattina, perché Tokyo a un certo punto guadagnava oltre 2 punti, poi ha chiuso sì in positivo, ma ha rallentato. Che cosa sta succedendo? Io lo chiedo a Salvatore Gazziano, Soldi Expert. Buongiorno Gazziano, ben ritrovato. Lei si è sempre occupato molto di quello che succede in Cina, l'impatto anche di quelle che sono le tensioni cinesi. Abbiamo parlato tante volte anche dei rapporti commerciali Stati Uniti-Cina. Questa notizia che cosa può significare per gli investitori, secondo lei? Beh, certo, la situazione sempre intorno a Hong Kong, Cina e del sud-est asiatico è sicuramente un aspetto particolare per ciò che riguarda l'impatto che può avere sui mercati, perché quell'area è quella che in questo momento viene guardata con maggiore attenzione sia per lo sviluppo dell'andamento del virus, sia per tutte le questioni geopolitiche che apre la questione di Hong Kong, che non è una questione solo che riguarda Hong Kong, ma riguarda di fatto i rapporti fra Occidente e Sud-Est asiatico. Questa mattina sì, sicuramente i dati che sono usciti sono stati dei dati misti per quello che riguarda anche alcuni dati macroeconomici, dove però comunque c'è ancora da rilevare che l'effetto della pandemia si è ancora molto forte sui paesi esportatori. I dati che sono usciti per esempio in Corea questa mattina, che spiegano per esempio come in questa parte dell'Asia, che è una delle parti più importanti e sviluppate anche dal punto di vista della tecnologia, è uno anche tra l'altro degli stili del sud-est asiatico più convenienti dal punto di vista del rapporto prezzo utile, comunque hanno visto ancora una difficile situazione più che altro sulla produzione industriale e sulla parte legata all'export, mentre invece è nettamente migliore la parte sulle vendite al dettaglio. Questo conferma che il blocco che è stato dato in molti paesi in Occidente, il lockdown, ancora pesa abbastanza sull'economia asiatica, nonostante dati positivi soprattutto sul dettaglio e sulle attese, ma che ancora vedono le macchine industriali in Oriente come in Occidente con dei ritmi ancora abbastanza ridotti. Addirittura la produzione rispetto a un anno fa in Corea è dell'11% inferiore, quindi diciamo le conseguenze di questa economia, come ormai molti economisti vedono, per ritornare ai livelli di produzione del pre-Covid dovremmo aspettare un anno e mezzo, due. Intanto stiamo vedendo anche il dato sulla produzione industriale giapponese, meno 8,4% mese su mese in riferimento a maggio. Certo, un piccolo miglioramento c'è, questo è dettato dalla fine del lockdown anche in Giappone, meno 9,8 era il precedente, però il dato importante è il consenso, perché meno 5,6% e siamo a meno 8,4. Oggi pomeriggio parla Powell, Gazziano, ci sono già stati alcuni, abbiamo già detto di alcuni messaggi che lancerà il numero uno della Banca Centrale Americana, Jay Powell, che dice sostanzialmente bisogna essere cauti su quella che è la ripresa economica. L'economia ha detto, questo è un passaggio importante, ha riaperto più rapidamente delle attese, però il futuro è ancora estremamente incerto. I mercati guardano anche a Powell oggi pomeriggio, anche se appunto abbiamo già detto alcuni di quelli che saranno i messaggi del suo discorso. Sì, diciamo che il messaggio ormai, come bene ha detto, sono abbastanza un po' scontati dal mercato, perché in questo momento i governatori delle banche centrali vogliono tenersi ancora altre potenziali munizioni o frecce nell'arco per poter intervenire e comunque
loro consenso è quello di un'economia comunque ancora di fatto di guerra, con ulteriori possibilità di ritracciamenti verso il ribasso, perché in molti settori comunque faticano in maniera veramente significativa a ritornare ai livelli precedenti. Leggevo questa mattina su alcuni quotidiani tedeschi che consideravano addirittura la Pomerania occidentale le nuove Puglie, per dire che la maggior parte dei tedeschi quest'anno non pensano di muoversi dalla Germania e stanno rivalutando mete locali, e questo su molte industrie, molti consumi che riguardano l'intrattenimento, il settore delle avioline, ma anche tutto ciò che riguarda i viaggi, ha comunque un impatto che si tradurrà sicuramente in dati economici negativi in molte industrie, a fronte di alcuni che sicuramente hanno prospettive migliori, ma che i mercati, vedendo anche le valutazioni espresse, stanno già scontando in maniera significativa. Per concludere, Gazziano, su Piazza Affari oggi che giornata vi aspettate? Ci sono dei titoli in particolari? Il nostro focus sarà su MPS innanzitutto, che ha avviato ufficialmente la sua pulizia di NPL, però chiaramente c'è da guardare ancora Cattolica, Generali dopo la proposta della scorsa settimana. Voi dove focalizzerete la vostra attenzione? Ma diciamo che questa è una settimana un po' in cui si chiude il mese di giugno e si chiude anche il primo semestre 2020. I temi, diciamo, a Piazza Affari sono abbastanza circoscritti in questo momento un po' ai temi legati a operazioni di fusione, acquisizione, come quelle che avete citato. Tra l'altro quest'oggi, per citare Monte dei Paschi di Siena, si aggiunge una seconda banca importante controllata dallo Stato, con il voto che abbiamo visto ieri della Popolare di Bari, un altro disastro frutto di controlli molto blandi e che hanno permesso a una famiglia di portare, diciamo, al capo Polinea quasi una banca che fino a qualche anno fa era considerata fra le migliori del sud. I temi sicuramente sono legati a quello, e poi di fatto stiamo assistendo da qualche settimana un po' al rimbalzo di titoli che erano rimasti più indietro. Anche questa settimana ha proseguito un po' la tendenza mensile del rialzo di alcuni settori, tipo l'assicurativo piuttosto che il tecnologico, le banche, che erano quelli che avevano sofferto più nella parte precedente. E quindi, diciamo, i temi sono ancora legati a questo, ma ormai le vere attese sono per la settimana prossima, quando inizieremo a entrare anche di fatto nelle semestrali degli Stati Uniti e di alcuni mercati, quindi capire come in realtà anche le singole aziende stanno reagendo alla crisi. Grazie, salutare Gazziano, Soldi Expert, per la sua analisi. Buona giornata e buon lavoro. Grazie.